Ciao, allora benvenuti in un nuovo video. Io spero che le luci vanno bene perché con queste luci non riesco a capire perché finestra, porta, io ho chiuso tutto nel caso, spero che non faccia riflessi, solamente la ring light lì, softbox lì, speriamo. Comunque, ricapitoliamo, abbreviamo e oggi volevo mostrarvi una nuova box, sempre delle beauty box, sempre a livello vegan. E quirly free, quindi adatte davvero a tutte. E oggi voglio parlarvi di questa, la Dr. Botanicals Box. Eccola qua. Premetto che ho solamente tolto la confezione esterna perché c'erano i miei dati personali, ma è ancora chiusa, quindi la scopriamo assolutamente insieme. Ero in contatto con i ragazzi della Dr. Botanicals tempo fa, prima di tutti questi blocchi, e poi finalmente siamo riusciti a farla arrivare. Allora, il sito è www.dottorbotanicals.com, box di prodotti completamente vegan e quirly free, come vi ho detto. Appoggio un secondo, poi ve la mostro. I prodotti di questo marchio, oltre che online sul loro sito, sono comunque in vendita anche su altri siti. Ho visto Look Fantastic e poi ce ne sono altri, quindi prodotti vegan, buoni e si possono reperire un po' ovunque. Allora, questa box in particolare viene spedita dall'Inghilterra, quindi non ha dogana, ed il prezzo è di, me lo sono segnato, 23,98 sterline. Questa qui. Comunque vi lascio anche un codice qua nell'info box per avere 5 sterline di sconto sulla prima box. Allora, eccola qui. Che mi sto guardando, alla fine il prezzo è di 19,99 sterline, però ci sono 3,99 euro. 3 sterline 99 di spedizione, per questo 23,98 perché spedire fuori dagli UK c'è la spedizione. Comunque 23 sterline 98 che sono, l'ho segnato poco fa, 27,02 euro. È una box in abbonamento mensile come sempre, quindi va disdetta, se no ogni mese si rinnova. È questa. Io direi che a questo punto vi ho detto tutto e ok, e l'apriamo, sarebbe anche ora. Allora, si presenta così e si apre proprio, se ci riesco. Bella anche la scatola, tutta in cartone. Così, via il tappo. Chiusa. Allora, cosa che mi salta già all'occhio, aspettate che vediamo se riesco. Sono quattro prodotti. Sono sempre quattro prodotti, eccoli qui. E cosa che mi salta subito all'occhio, sono tutti full size. Quindi questa è una cosa interessante. Metto la mano. Dentro ci sono i prodotti, sì, ma non vedo fogli, istruzioni, niente, anche per una comparazione prezzi. Adesso prendiamo fuori qualcosa, guardiamo e poi vediamo. Appoggio qui, qui. E poi vediamo se ci sono i prezzi. Devo capire anch'io perché non l'ho ancora vista. Allora, primo, che è quello che è caduto, lo prendiamo fuori subito. La box la sposto. Il primo è, ah, è proprio loro. È proprio di questo marchio, della Dr. Botanics. Allora, organic e botanic, vegan friendly. Io vorrei sapere anche però che cos'è. Body cream, mandarin orange, una crema, no, burro corpo, mandarino e arancia, con burro di karité e mandarino. La confezione è un 100 ml, magari la faccio vedere anche a voi. Bellissimo questo pack in carta, sembra carta riciclata, però non c'è il prezzo. Però io a questo punto guardo l'inci e l'inci mi piace davvero santo, davvero valido. Allora, apriamo. Bella! Mi piace questa cosa. Allora, il vasetto e poi ha un'etichetta. Vedete che ve la avvicino. Sembra proprio un'etichetta in carta riciclata. Ma è bellissimo! Ma è bellissima! Mi piace già così, però. Apriamo.
è abbastanza solida come cosa. Aspettate. Sì, è proprio un burro. Ecco, quando la stendete si sente molto di più il mandarino. L'hanno usandola così appena appena, sinceramente, ma quando la stendete, buona, però non è quel mandarino chimico, cosa importantissima, però non c'è il prezzo e io invece vorrei sapere il prezzo di questo prodotto. Facciamo che magie dell'editing compariranno quando vi mostro i prodotti, anche i prezzi che andrò a vedere online, perché ho detto che comunque questi prodotti della Dottor Botanicals sono reperibili in vari siti. Andiamo avanti, prendiamo sempre questi qua in pack riciclato. Penso che sia riciclato. Moroccan Rose Superfood Facial Oil. Olio marocchino ultra ricco alla rosa. Quindi sto è un 15 ml. Utilizzo applicare 2-3 gocce su pelle pulita. Non spiega più di tanto, ma basta, ve lo faccio vedere. Questo qui, che è chiuso completamente, sigillato. Ci piace. Quindi adesso vado ad aprirlo. Magie del editing. Ed eccolo qui. Bello, bello. In vetro ha un codice QR che vorrei, sono curioso di vedere cos'ha. Quindi con la pipetta dosatrice. Sapete che sa appena appena di rosa? Vediamo se riesco a fare un danno. È proprio un olio. Ma questo va per il viso? Non ci sono indicazioni, qualcosa? Io vorrei capire, aspettate. In pratica è un olio infuso di rosa e superfood per il viso. A noi ci piace tanto, adesso lo metto via e poi dopo guardiamo il prezzo perché devo, sto chiudendolo per non perderlo. Ecco qui, e lo mettiamo qui e andiamo avanti. Comunque, una volta che si assorbe abbastanza pesante sulla pelle, non sicuramente per la mia pelle mista. Poi prendiamo questo, che è la scatola classica, non so, così, sempre organica e botanica. Ah, for men, quindi per uomo. Advanced Serum Dark Circle Eraser. Contorno occhi, anti-occhiaie. 15 ml da uomo. Quindi questo qui. Andiamo a vedere anche l'applicatore. Ah, l'applicatore è classico. Ok, beh, lo proviamo anche questo. Leggero? Sì, è proprio, sembra fluido, un fluido. Non ha profumo, che probabilmente all'uomo piace, ed è un fluido leggero. Non ha profumo. Un fluido leggero per il contorno occhi maschile, che è effettivamente qualcosa che anti-borse, anti-occhiaie, però che non abbia profumo. E infatti dice, c'è scritto siero. Sì, ok, magari carino il fatto di un prodotto da uomo. Sì, ma senza carina l'idea. Vediamo l'ultimo prodotto e poi la box è completamente vuota. Hemp Infused Natural crema da tante giorno nutriente al Chambre. Questa qui. A questo punto la andiamo ad aprire perché sono curiosa. Sigillata, ci piace. Quindi andiamo a togliere la protezione e andiamo a vederla. Verde. È un profumo fresco. È molto fresca. Ho cambiato mano perché sennò i profumi si mescolano. È fresca, nutriente sì, assorbe abbastanza velocemente.
fresco. Adesso io devo googlare assolutamente che cos'è questo. Ah, scusate, la confezione è un 30 ml, quindi anche questo penso che sia un full size. Oltretutto è un pack comodo da portare in viaggio, in valigia, in borsa. Bello piuttosto che il vasetto, che sì, hanno costato 100. Invece del vasetto, la confezione è così, ci piace. Allora, magia dell'editing come sempre, e andiamo a vedere il prezzo totale di questa box. Ed eccoci qui. Allora, intanto ho sentito delle ragazze su vari gruppi e mi hanno confermato che i prodotti sono sempre full size. Questa è una cosa che ci piace assolutamente e sono sempre 4. Quindi sono sempre 4 prodotti. Dunque, ho guardato i prezzi sul sito. Allora, vediamo con la crema corpo, che è un 100 ml, abbiamo detto, e viene 14,90 sterline. Poi l'olio per il viso, sempre questo, quello da 15 ml, 19,90 sterline. Poi abbiamo il contorno occhi, 15 ml questo da uomo, 14,90 sterline. E finiamo con la crema idratante, questa qui, che viene 30 ml, 15,99 sterline, per un totale di 65,69. Considerando che la box costa 23,98, direi che ci sta, è un buon prodotto. Allora, cosa penso? Stringiamo, cosa penso di questi prodotti? Interessante, sì, mi piace, una bella box, soprattutto per chi ama il vegan e il curly free. Questa è un'ottima box con degli ottimi prodotti, oltretutto. E il full size è una cosa che apprezzo molto, però dobbiamo considerare che sono 4 prodotti full size, mentre nelle altre box magari ce ne sono di più, ma le taglie più piccole. Buoni da provare, ma niente di più. Questi sono proprio full size, quindi formato vendita. La crema corpo mi interessa molto, magari dato che è un burro la proverò più avanti, non adesso perché ci sarebbe troppo caldo. La crema idratante, stessa cosa, la proverò più avanti perché adesso la crema idratante è troppo pesante per me. L'olio per il viso, sinceramente, mi incuriosisce, però ho paura che sia troppo pesante in questa stagione. Penso che sia una box. E abbiamo mandato una box rimasta per farmela vedere tra quelle magari primaverili. Comunque è un olio. Ok. L'unico prodotto che può piacere o no è questo prodotto da uomo. Può piacere o no? Può essere una cosa curiosa, interessante, però potrebbe anche non servire a niente. Io sinceramente in questo caso avrei apprezzato un contorno occhi per me più che da uomo, però va a gusti anche questo. Comunque, io vi ricordo qui sotto nell'info box che vi lascio il codice sconto per avere 5 sterline di sconto sulla prima box. Fatemi sapere se vi ha incuriosito questa box, se la conoscevate, conoscevate, se vi ho fatto conoscere qualcosa di interessante. Fatemi sapere tutto ed io vi do appuntamento come sempre nel prossimo video. Alla prossima, ciao! Ciao! Ehi, sono qui! Ciao! Ti sei ricordato di mettere un commentino? Mi raccomando, mettilo qui sotto e ricorda di essere iscritto al mio canale. Solo così potrai ricevere un regalino da me. Lo sai che estraggo ogni mese? Ciao!